allora vi ringraziamo per essere qui con noi, benvenuti anche ai ragazzi a Stile Bio, la prima fiera dell'eccellenza biologica di Pesaro. Vi presento i nostri ospiti con cui potrete anche voi parlare, potete rivolgergli delle domande. Intanto però vi spieghiamo meglio di che cosa parleremo oggi. Allora abbiamo qui Luca Ponzi, collega della RAI, che è autore insieme a Mara Monti di Cibo Criminale. Allora il libro che ho qua davanti si parla della filiera agroalimentare, no? Lo sapete, i prodotti, quello che mangiamo è sempre più soggetto a sofisticazione. Allora come ci si può difendere e come è nata anche l'idea di questo libro? Perché non si mangia solo, non è solo il prodotto che troviamo sulla tavola, ma anche il racket che c'è dietro, i guadagni che poi ci fa la mafia, le agromafie, tutte le declinazioni insomma della criminalità organizzata. Poi abbiamo Michele Altomeni, che è responsabile di Libera per la provincia di Pesaro Urbino. Anche lui sta organizzando un progetto, un presidio di legalità e a Isola del Piano in provincia di Pesaro. Ci spiegherà questo progetto come è nato, come è cresciuto, come è stato anche approvato dall'amministrazione, il sindaco Giuseppe Paolini, che è qui alla mia destra, è sindaco appunto di Isola del Piano. Ma iniziamo subito con il libro. Allora, Cibo Criminale, il veleno è servito, possiamo dire così. Come è nata l'idea di questo libro, Luca? Innanzitutto grazie a tutti voi, grazie soprattutto ai ragazzi. So quant'è faticoso stare attenti quando si parla di cose che interessano poco, per cui cercheremo di interessarvi. Vi dico da subito che se c'è qualcosa che vi interessa di più o qualcosa che nel nostro discorso, diciamo, non capite, chiunque si può alzare, fermarci, credo di interpretare anche il pensiero degli altri che sono qua con me, e ci fate le domande, ci chiedete di approfondire i discorsi che vi interessano di più, così ci divertiamo tutti di più. Allora, Cibo Criminale è un libro che parla delle infiltrazioni mafiose nel settore dell'agroalimentare. Cosa vuol dire questo? Lo ha detto l'attuale Presidente del Senato, che prima era il Procuratore Nazionale Antimafia, cioè il più importante magistrato investigativo che si occupava di mafia in Italia, Piero Grasso. Ha detto questo: ogni volta che noi ci sediamo a tavola e apparecchiamo, c'è con noi seduto un invitato in più. Una persona che si siede, mangia e non paga, anzi guadagna su quello che mangiamo. Questa è la mafia, perché la criminalità organizzata in Italia, quando si parla di mafia, si parla principalmente di tre grandi organizzazioni, che sono Cosa Nostra in Sicilia, cioè la mafia siciliana, quella del film Il Padrino, tanto per capirci, l'Andrangheta in Calabria, quella della strage di Duisburg, e la Camorra napoletana, oggi nella sua versione più forte, che è il clan dei Casalesi, che sono insediati tra Casal di Principe, Mondragone, queste zone qua. E la mafia non è una cosa lontana da noi, non è una cosa limitata alle zone d'origine. La mafia è anche qui, è in provincia di Pesaro, è in Emilia-Romagna, dove vengo io, è ovunque. Anche pochi giorni fa abbiamo fatto convegni sulle infiltrazioni al nord, con magistrati che venivano da giù. Ma per tornare all'argomento del libro, la mafia perché è interessata al settore agroalimentare? Perché si mangia tutti i giorni. La mafia è un imprenditore molto attento e molto accorto, è un bravissimo imprenditore la mafia, per cui si inserisce in ogni settore in cui ci sia modo di far soldi. Tradizionalmente, ad esempio, voi pensate che gran parte del commercio legale del cemento, il cemento che serve per costruire qualcosa, qualsiasi cosa, è stato per anni gestito dal clan dei Casalesi, cioè dalla Camorra. Ogni volta che si costruiva in Italia si davano dei soldi alla Camorra. Ogni volta, molto spesso, quando si mangia in Italia, in qualche modo la mafia si ritaglia la sua fettina di denaro. Questo non l'ho scoperto io, ovviamente, ci sono indagini, condanne, processi che hanno certificato tutto ciò. Vi faccio qualche esempio. Il mercato ortofrutticolo più importante d'Italia è a Fondi, in provincia di Latina. L'anno scorso c'è stata un'inchiesta seguita da arresti che ha documentato come qualsiasi camion, e sono centinaia, forse migliaia al giorno, che arrivava o partiva dal mercato di Fondi apparteneva a una stessa società, o comunque era gestito, organizzato da questa società che si chiamava la Paganese Trasporti. Sapete di chi era questa società? Di Francesco Sandocan Schiavone, il capo del clan dei Casalesi.
e non solo andava e veniva da fondi, ma aveva ottenuto l'autorizzazione a trasportare qualsiasi ortaggio da Latina in giù, Sicilia e Calabria comprese. E come aveva fatto, visto che in Sicilia comanda ancora Totò Riina e Matteo Messina Denaro e in Calabria comandano le grandi famiglie dell'Andrangheta, della Piana di Gioia Tauro, come fa qualsiasi imprenditore? Aveva convocato gli altri capi mafia in una riunione e si erano messi d'accordo, tanto che nel mercato ortofrutticolo di Vittoria, provincia di Ragusa, quindi Sicilia, quindi terra di mafia siciliana, da un certo punto in poi sono spariti i camion dei siciliani e sono arrivati i camion dei casalesi. Perché? Perché Totò Riina aveva detto va bene così, va bene che i casalesi trasportino anche per conto nostro. Vado avanti o vuoi farmi domanda? No, visto allora, che... appunto lo stiamo dicendo, no? C'è anche una mafia dei colletti bianchi, nel senso ci sono anche appunto metodologie da imprenditore, ci incontriamo, decidiamo, ci spartiamo le zone, però c'è anche tutto un aspetto di incartamenti, no? Anche di documenti falsificati che hanno portato a un episodio di cronaca, l'abbiamo detto, no? Si intrecciano anche fatti di sangue poi con queste storie, dell'episodio con cui inizia il tuo libro, quindi i segnali ci sono, no? Sì, sì, la domanda infatti iniziale, io ho risposto molto genericamente, ma la domanda iniziale era perché abbiamo fatto questo libro? Parlo un attimino di me. Io faccio il cronista di cronaca nera e giudiziaria da circa 30 anni. Due anni fa mi hanno chiesto di scrivere un libro sugli omicidi risolti, i cold case, CSI, quelle robe lì che a voi piacciono probabilmente, almeno le mie figlie piacciono, che hanno la vostra età, e mi sono messo in giro a trovare dei cold case da raccontare, che magari non fossero già stati raccontati. Allora incontro un amico magistrato e mi racconta la storia con cui abbiamo aperto il libro. Questo omicidio avvenuto in provincia di Reggio Emilia, quindi in Emilia Romagna, di un macellaio tunisino a cui hanno sparato 6 colpi di pistola alle spalle in una vigna, e non ho potuto metterlo nell'altro libro perché il delitto è stato risolto, cioè questo mio amico magistrato e i carabinieri hanno arrestato i 4 responsabili che erano i padroni della cooperativa di facchinaggio per cui questo tunisino lavorava, perché l'hanno ammazzato, ma l'hanno ammazzato perché lui li ricattava. Come faceva a ricattarli? Durante la notte sbollavano, lui e i suoi colleghi sbollavano le cosce di prosciutto. Cosa vuol dire? Ogni coscia di maiale che arriva dall'estero in Italia, ma anche quelli che vengono macellati in Italia, ha impresso un timbro in cui c'è scritto in quale macello è stato ucciso l'animale, dove è stato allevato, c'è tutta la storia, diciamo, dell'animale da cui proveniva questa coscia. Quindi le cosce che arrivano dal Belgio, ad esempio, avranno un timbro che dice questa coscia è stata uccisa nel macello numero 20 del Belgio e apparteneva a questo maiale allevato in questo allevamento numero 10. C'è una sequenza di numeri che io non so leggere, ma che gli addetti ai lavori sanno leggere. Allora, toglievano, che so io, il marchio olandese da una coscia e la ritimbravano con un finto marchio tedesco. Perché? Perché una coscia olandese costa al chilo 40 centesimi in meno rispetto a una coscia tedesca. Una coscia tedesca costa al chilo 1,20 euro in meno rispetto a una coscia prodotta in Italia nella zona da cui si può fare il prosciutto di Parma. Allora, per fare il prosciutto di Parma, per farvela breve, il maiale deve essere nato a nord del Lazio, nato e cresciuto e macellato a nord del Lazio e poi lavorato in provincia di Parma. Per cui queste cosce di questi maiali sono molto più pregiate perché il prosciutto di Parma è il più famoso al mondo e quindi più costoso. Allora, una coscia tedesca, se tu gli gratti il timbro tedesco e gli metti macellato, che so io, a Pesaro e destinato ad essere, a diventare prosciutto di Parma, vale 1,20 euro. Per cui pensate, per un macello che tratta magari 1 milione di cosce all'anno, quanti soldi sono? No? 1,20 euro per 1 milione. 1,20 euro al chilo per 1 milione di cosce da 10 kg, quindi guadagni 12 euro a coscia moltiplicato per 1 milione, sono 12 milioni di euro soltanto cambiando un timbro. Per questo si ammazza. Abbiamo trovato questa storia e ho deciso di raccontare questa storia perché io amo molto il prosciutto, lo mangio
e quindi volevo fare qualcosa di utile per il prosciutto. Mi sono incontrato con Mara, che è una collega che lavora al Sole 24 Ore, e mi ha detto: ma vediamo un po', secondo me ci sono altre storie del genere in giro per l'Italia. E abbiamo scoperto che tutto ciò che volevamo raccontare sul prosciutto in realtà avviene nella mozzarella, avviene nell'olio, avviene nel formaggio. C'è una storia del formaggio che vi invito a leggere dopo, prima di mangiare, perché dopo sennò vomitate. La contraffazione è in tutti i settori dell'alimentare. Noi dobbiamo stare attenti a non mangiare schifezze. Ecco, dobbiamo stare attenti, abbiamo detto, è un attentato al Made in Italy, no? Al nostro brand economico, perché ci si guadagna molto, sfuggendo anche al pagamento di imposte che poi foraggerebbero lo Stato italiano, ma è un attentato anche alimentare. Andiamo avanti, allora, con il formaggio, per esempio, la Procura di Cremona ha scoperto, no, formaggi avvelenati. Quanto dobbiamo stare attenti quando ci sediamo a tavola? Quali sono gli accorgimenti che anche i consumatori possono mettere in campo? Qui forse siamo nel posto giusto, no? La tracciabilità del prodotto è molto importante, qui abbiamo i produttori, sappiamo da dove vengono, sofisticazioni poche, però non va sempre così. Non va sempre così, soprattutto perché adesso c'è crisi. Quando c'è crisi cosa si fa? Ci sono meno soldi, per cui si sta un po' meno attenti alla qualità delle cose che si comprano, perché si comprano le cose che costano meno, per cui il rischio è molto più alto. Io, dopo aver scritto sto libro, vi dico solo che ho vietato a mia moglie di comprare le sottilette, perché le sottilette sono formaggio fuso. Allora mi era capitato questa storia del formaggio, che è anche nel libro, l'avevo seguita anche per la RAI come giornalista, ed era questo Domenico Russo, un siciliano che viveva però tra le province di Cremona e Novara, che cosa faceva? Lui ritirava gli scarti di lavorazione delle aziende lattiero-casearie, delle grandi aziende lattiero-casearie, e poi ritirava i prodotti in scadenza dai supermercati, no? Praticamente quando una mozzarella scade domani, il supermercato cosa fa? La ritira e la restituisce all'azienda che gliel'aveva venduta. L'azienda la deve portare in magazzino e poi la deve smaltire. Ci sono due possibilità: se è ancora integra, diciamo in buono stato, ed è scaduta da pochi giorni, può essere trasformata in cibo per animali. Se invece la confezione è danneggiata, gonfia, la mozzarella è marcia, deve essere semplicemente smaltita in discarica, e questo costa all'azienda, costa, no? Perché conferirla in discarica costa. Domenico Russo cosa ha detto? Non preoccupatevi, non solo io non vi faccio pagare i costi di smaltimento, ma addirittura ve la pago, poco ma ve la pago, e poi la smaltisco io. E lui cosa faceva? Le prendeva, le portava in questi due stabilimenti e le metteva su una macchina, una specie di carrello di nastro trasportatore. Alla fine aveva delle lame, le lame aprivano le confezioni di mozzarella e spingevano da una parte la carta e dall'altra la carta, il polistirolo e la plastica, e dall'altra la mozzarella. Tutto ciò finiva in una specie di gigantesco setaccio, triturava il tutto, lo portava in un'altra sua fabbrica, lo fondeva e faceva del semilavorato, cioè dei pani di formaggio grandi così, che ritornavano alle stesse aziende per venire a loro volta, per ritornare ad essere mozzarelle, sottilette e cose del genere. Solo che Domenico Russo non si accontentava di tutto ciò. Quando la grande finanza è entrata, ha trovato ad esempio nelle vasche del formaggio parti di polistirolo e di plastica. Sul nastro trasportatore delle mozzarelle scadute da 2 anni, quindi marce con i vermi, e dentro a queste confezioni c'erano i topi, no? Perché i topi, dove c'è il formaggio, ci vanno, i topi morivano lì, venivano macinati e rimessi in commercio anche i topi, e questa è una piccola parte della cosa. Ma pensate che lui aveva venduto nel 1985 una partita di, perché lui ha sempre fatto sto mestiere, una partita di burro in Germania. Il burro conteneva delle sostanze tossiche, i tedeschi se ne sono accorti e quindi hanno sequestrato l'intera partita. La fabbrica a cui lui l'aveva venduto l'ha obbligato a ricomprare cioè voleva dei soldi in cambio per i danni, no? Lui gli ha detto: non preoccupatevi, vi ricompro tutto io. Nel 2006 hanno fatto la perquisizione, lui stava lavorando delle sottilette scadute nel 1985, cioè di 21 anni prima, le stava fondendo per farcele rimangiare poi a noi, di fatto farcele rimangiare a noi. Questa era la storia dei formaggi. Rifiuti zero, lui rifiuti zero perché macinava anche la plastica, quindi mangiavamo anche quella.
Sì, questo insomma è un po' lo scenario, ma da lì emerge, questa è una furbata di un piccolo imprenditore? No, è molto di più, è un meccanismo molto più grande. L'Italia che figura ci fa in Europa e nel mondo? Ma l'Italia, allora, dobbiamo dire, me lo chiedono tutti, no? Specialmente, io sono andato a presentare questo libro a Napoli, nella prima piazza deracchettizzata di Napoli, insieme ai magistrati dell'antimafia di Napoli, alle associazioni di tutela di Napoli, al consorzio della mozzarella e ai produttori onesti. Hanno avuto grossi problemi all'interno del consorzio della mozzarella perché si era infiltrata la mafia anche lì. E loro mi hanno detto: ma voi con questo libro parlate male del Made in Italy in Italia? Io ho detto: no, noi vogliamo parlare bene, perché questo libro è possibile grazie al fatto che ci sono state delle indagini che hanno provato queste cose da parte della magistratura, Guardia di Finanza, i carabinieri del NAS e dei NAC. Ci sono associazioni come la Coldiretti, come Libera stessa, che si sono impegnate, come Slow Food, si sono impegnate a vario livello a difendere e a portare alla luce questa cosa. Il nostro mestiere di giornalisti è stato quello di raccontarle. È chiaro che dietro tutto ciò c'è, in molti casi, anche dietro al piccolo produttore che fa la piccola contraffazione, che sembrerebbe un modesto truffatore, c'è la criminalità organizzata. Noi, ad esempio, questo l'ho scritto nel libro, l'ho scoperto io seguendo le tracce, c'è un pentito di Secondigliano che ha raccontato, di Secondigliano che è un quartiere di Napoli, ha raccontato come si muovevano le grandi partite di hashish dal Marocco fino all'Italia. L'hashish viene prodotto in gran parte in Marocco, no? Poi va in un'enclave spagnola in territorio marocchino, che è una città spagnola che si chiama Ceuta, quindi sottoposta alle leggi della Spagna ed è già Europa, ma è al di là dello stretto di Gibilterra, in Marocco. Lì, i grandi commercianti, i grandi broker della Camorra abitano sulla Costa del Sol, vanno nei campi, come qualsiasi altro grande industriale, scelgono i raccolti di hashish. Poi i marocchini le portano a Ceuta, li corrompono i doganieri, li mettono sui tir, che vengono piombati con i piombi spagnoli, e da lì viaggiano indisturbati attraverso l'Italia. Ecco, voi pensate, questo è il percorso raccontato da un camorrista pentito sul percorso delle grandi partite di asci. Voi pensate che noi abbiamo ricostruito che il formaggio marcio che arriva dall'Estonia, dai paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, fa lo stesso percorso. C'è una partita di burro, di grasso animale, insomma, che fa lo stesso da Ceuta, viene poi ritrovato in provincia di Salerno e l'abbiamo mangiato, perché poi è stato sequestrato dai carabinieri, ma chi l'aveva in sequestro era comunque vicino alla criminalità organizzata, quindi l'ha venduto, nonostante fosse stato sequestrato, all'industria dolciaria, e quindi noi ce lo siamo mangiati. Ed era marcio, aveva viaggiato per l'Europa nei container non refrigerati ed era custodito in un capannone come questo senza frigo. Adesso torniamo qua vicino, allora andiamo a Isola del Piano e facciamo parlare il sindaco, perché l'amministrazione si è impegnata proprio nel contrasto, tutte le forze dell'ordine e l'amministrazione anche comunale. Allora, voi cosa avete scelto di fare a Isola del Piano, se ce lo racconta? Okay. Innanzitutto vorrei cominciare mettendo in evidenza come in un piccolo paese come Isola del Piano possono nascere due storie che camminano in maniera parallela, una che ha uno sbocco positivo e l'altra che ha uno sbocco negativo, che adesso cerchiamo di trasformare in positivo. Noi abbiamo questa infiltrazione, cioè negli anni '80 arriva un signore che era di Erba, acquista dei terreni, viene con la sua famiglia e tutti noi, la gente che lo vede per le prime volte, pensa a un imprenditore lombardo che ha fatto un investimento nel nostro comune con la speranza che porti anche qualche soldo. Poi il nostro era un comune prevalentemente agricolo, e per cui ben venga chi fa degli investimenti e rimette in produzione alcune cose. Nello stesso periodo, alcuni anni prima, erano partite due realtà di giovani di Isola del Piano che poi hanno portato a una sensibilizzazione ambientale e alla nascita di due cooperative biologiche che sono Isola del Piano, le prime due cooperative storiche del biologico nato in Italia. Mi permetto di fare i nomi: una è la cooperativa Girolamoni e l'altra è la cooperativa Campo, che hanno tuttora sede a Isola del Piano e che esportano i loro prodotti in tutto il mondo, per cui sono orgoglioso e lo porto come fiore all'occhiello. L'altra cosa invece
cresce, si sviluppa e finisce nel 2002, quando con un'operazione condotta dal PM Luca Masini di Lecco, in collaborazione con anche Elisabetta Morosini, che adesso è giudice qua a Pesaro, che era sostituto procuratore anche lei, scatta questa operazione Sciacallo. Arrivano a Isola del Piano le forze dell'ordine, circondano questa casa dove abitava questa famiglia, li arrestano tutti e li portano via. Poi praticamente si scopre che questo signore era un boss legato all'Andrangheta, che operava tra Erba e Lecco, ne combinava di tutto e di più, e praticamente, tanto per dire, era anche implicato nella strage di Erba, di Rosa e Olindo. E non dico che è stato uno shock, perché che fosse un delinquente dopo un po' c'era capito, no? Ma che fosse di quella portata e di quelle dimensioni, no. E il bene viene affidato al comune, e purtroppo il bene era diviso fra due comuni, uno lo accetta, Isola del Piano, dove io allora ero vice sindaco e parlo del 2006, e l'altro comune limitrofo non lo rifiuta e viene venduto all'asta. Noi lo accettiamo perché io vi dico personalmente, feci una battaglia anche all'interno del consiglio comunale, della giunta e della maggioranza, perché l'idea era comunque quella di non accettarlo, perché ti metti in casa delle beghe, ti metti in casa dei problemi, poi non ci sono soldi, eccetera. Alla fine feci un'operazione in cui il bene venne accettato, anche perché io mi sentivo obbligato verso quelli che per fare arrivare i beni confiscati a noi ci avevano rimesso anche la vita, pensi a Pio La Torre, pensi a tanti altri, pensi alle forze dell'ordine, eccetera. Per cui noi dovevamo, come amministrazioni pubbliche, dobbiamo per forza di cose dare un segnale, cioè non possiamo nascondere come lo struzzo, nascondere la testa sotto e via. E la prima cosa, poi dopo ci fu una crisi di giunta, io fui costretto a dimettermi, e questo bene venne utilizzato per 3-4 anni in maniera impropria, per interessi in atti d'ufficio. E quando venni eletto nel 2010, insieme a Michele Altomeni, che è un amico, e ad altri, vedo qui anche il professor Pagnoni, eccetera, ci si dedicò con forza a farci o restituirlo o rifarcelo consegnare, perché hanno dei progetti in cui debbono essere riutilizzati. Devono essere cominciare un percorso, no? Io ho avuto la consegna nel 2011, a gennaio, avevamo già coinvolto Libera, e poi dirà Michele anche perché e come nasce Libera qui nel nostro territorio e le problematiche che ci sono, e a luglio del 2011 abbiamo fatto il primo campo con Libera, Estate Liberi 2011, a cui alla festa di chiusura ha partecipato anche Don Ciotti, e tutti gli anni facciamo incontri anche con le scuole, eccetera. Solo una cosa e poi ti lascio la domanda, visto che qui abbiamo, io lo sto leggendo Luca, guarda, è impressionante, cioè questo deve diventare un libro di testo per le scuole, cioè veramente è una cosa molto molto interessante, anche perché avendo qui scuola, la scuola alberghiera, e so che in qualche modo hanno anche dei contatti con te, cioè noi andiamo a parlare anche agli operatori del futuro, e leggere queste cose, uno, cioè, si sapevano, ma vederle proprio lì di fronte è qualcosa di impressionante. Ecco, sindaco, allora questo bene si chiama Fattoria della Legalità. Fattoria della Legalità. E lei ha affidato il progetto a Michele Altomeni, che è qui. Allora adesso facciamo parlare a lui e ci racconta cosa si fa in questo bene confiscato alla mafia. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, in realtà il bene attualmente è ancora affidato al comune. Ora stiamo facendo un percorso per cui in una fase transitoria sarà affidato a un'associazione che abbiamo appositamente costituito, che si chiama la Fattoria della Legalità, appunto, in prospettiva di farci altro.
Io sono in questo momento, ho la doppia veste di coordinatore provinciale di Libera, l'associazione che forse molti di voi conoscono, insomma, diciamo, la principale associazione in Italia che si occupa di contrasto alla criminalità organizzata partendo dalla società civile, quindi diciamo facendo un lavoro diverso e complementare rispetto a quello che fanno gli organi dello Stato. E sono anche presidente di questa associazione di volontariato, questo perché l'associazione l'abbiamo voluta far coincidere sostanzialmente con il coordinamento provinciale di Libera, almeno nella fase di avvio, per maggiore garanzia, maggiore trasparenza. Poi pian piano prenderanno due strade diverse, Libera continuerà a occuparsi, insomma, delle attività che fa su scala provinciale e l'associazione si concentrerà sempre di più sulle attività attorno a questo bene. Allora, questo bene è sostanzialmente una civile abitazione, anche se ci sono 6 ettari di terra, però il personaggio di cui parlava il sindaco in realtà non gestiva questa terra, la faceva gestire a un terzista del territorio. E quindi in realtà, diversamente da tante esperienze che si trovano al sud e non solo, però dove ci sono delle attività agricole produttive, quindi dove Libera arriva e contribuisce alla costituzione di cooperative che poi gestiscono un bene economico e che poi rientrano nel circuito di Libera Terra con i prodotti che trovate anche alla Coop o nelle varie botteghe che nascono o nei circuiti anche del commercio ecosolidale, insomma lì diciamo ci sono situazioni produttive dove, tolta la società mafiosa, diciamo, arriva una cooperativa di nuova costituzione di giovani e gestisce un'attività produttiva. Qui in realtà noi ci troviamo di fronte a una casa e 6 ettari che erano coltivati a seminativo, che di suo non sono sufficienti a mantenere un'attività economica. Quindi ci siamo messi a ragionare su come, proprio in virtù della storia di Isola del Piano, quindi come territorio che in qualche modo fa nascere il biologico in Italia, comunque rappresenta una delle realtà più importante in questo settore, su come sposare queste due storie di cui parlava il sindaco. E quindi ovviamente vedevamo in questo terreno, in questo bene, un'attività agricola e con attività connesse, quindi un terreno che nel tempo vorremmo vedere tornare alla produzione di tipo biologico, e quindi queste strutture sono due edifici, uno quasi diroccato, uno diciamo messo un po' meglio, ma che comunque ha bisogno di interventi pesanti di ristrutturazione, diciamo, per delle attività connesse, vista la misura del terreno, in realtà rischia di essere il terreno un'attività annessa, però insomma poi vedremo gli sviluppi futuri. E quindi abbiamo immaginato un agriturismo, però non un semplice agriturismo, siccome questo bene, lo stiamo vedendo, in realtà sta diventando, in questi anni è diventato un luogo anche simbolo rispetto al problema della criminalità organizzata sul nostro territorio, per cui in realtà è diventato catalizzatore di tante forze. Adesso non so se avremo modo di approfondire questo aspetto, però è importante come su una vicenda come questa stia maturando una forte consapevolezza, e questa consapevolezza stia portando una serie di soggetti sociali, tra cui le scuole, tra cui le associazioni che già esistono, e tra cui tanti giovani in realtà che si sono avvicinati a questa realtà senza averla mai prima affrontata o presa in considerazione. Insomma, sta diventando appunto un luogo catalizzatore, per cui vediamo in questo bene, in questa piccola proprietà, questo importante ruolo. Per cui l'agriturismo in realtà ce lo immaginiamo quasi come un pretesto, dove in realtà continuare a fare tutta una serie di azioni, principalmente di tipo culturale, educativo, per cui immaginiamo turismo scolastico legato a percorsi sulla legalità, eccetera. Questo diciamo è il progetto in divenire, che ovviamente richiede investimenti, eccetera. Noi siamo una regione che non è abituata, per esempio, a confrontarsi con questo problema, per quanto invece il problema sia molto presente e molto reale. Poi possiamo, se c'è modo, anche raccontare un po' su cosa succede su questo territorio da questo punto di vista. Quindi per esempio è una regione che non ha un fondo, come altre regioni hanno un fondo economico da cui partono dei bandi, con fondi che possono essere utilizzati per il ripristino di questi beni. Quindi questa è una battaglia, tra virgolette, che stiamo facendo in questa fase. Un comune come Isola ovviamente non può farsi carico di un intervento economico così importante,
e quindi diciamo questo prospettive hanno bisogno di una serie di premesse che pian piano stiamo cercando di mettere in piedi. Nel frattempo piccoli interventi li abbiamo fatti e questo bene, dicevo, in questi tre anni già è stato e lo sarà sempre di più un luogo comunque dove si fa cultura. Anche venerdì eravamo lì con un gemellaggio con Lecco, il sindaco di Lecco, i magistrati di Lecco che hanno contribuito all'indagine. Con tanti ragazzi che quest'estate hanno fatto i campi di volontariato e hanno lavorato sul bene. Prima eravamo con alcuni insegnanti dell'agrario a programmare delle attività da fare a novembre per piantumare un frutteto, coinvolgendo alcuni anche dei ragazzi che sono qui presenti. Quindi diciamo questo è principalmente la funzione che sta svolgendo in questo momento. Un presidio della legalità aperto, quindi anche gli studenti potranno venirvi a trovare, ci sarà una serie di iniziative a cui partecipare. Torniamo alle fatiche invece tue, di Luca e di Maramonti. Allora, no? Tanti gli alimenti indagati, i risultati anche a livello legislativo ci sono stati o è tutto caduto nel nulla? No, qualcosina c'è stato, qualcosina ci sarà. Ad esempio 7 mesi fa è stata approvata la legge sull'olio, per la tracciabilità sull'olio. In pratica è obbligatorio indicare sulle bottiglie d'olio, l'olio è uno degli alimenti che viene più facilmente contraffatto. Ecco, voi pensate che, per fare un conto molto facile, no? In Italia produrre un olio extravergine totalmente italiano non può costare meno di 6 euro al litro. Adesso c'è una differenza fra regione e regione, ma meno di 6 euro al litro. Voi pensate che voi trovate bottiglie con scritto olio extravergine italiano legalmente, non parlo di mafia e di robe, legalmente a 3 euro. Perché? Perché non è vero olio extravergine italiano, nel senso che viene messo dentro dell'olio straniero legalmente e una parte di olio italiano e si può marchiare come olio italiano. Ecco, la legge sull'olio ad esempio impedisce questo, obbliga alla tracciabilità della materia prima. Che cosa vuol dire? Vuol dire quando uno scrive non solo dove è fatto quest'olio, ma anche dove sono state coltivate, raccolte e spremute le olive. E l'idea è quella di portare avanti lo stesso discorso, l'idea di alcuni, ad esempio di Coldiretti e anche di alcune parti della politica bipartisan, cioè di tutte e due, perché io ho parlato sia con rappresentanti del PDL che con rappresentanti del PD, sono stato a presentare il libro anche alla Camera, e adesso è stata istituita la commissione parlamentare d'inchiesta sulle contraffazioni. Cosa vuol dire commissione parlamentare d'inchiesta? Vuol dire che ha potere ispettivo, cioè può convocare il generale della finanza per dire e interrogarlo, può convocare me e interrogarmi e io sono obbligato a rispondere come davanti a un giudice. Questo per cercare di fare un quadro normativo che vada un po' più a tutela, perché ad esempio la carne di maiale non è tracciabile, non c'è scritto dentro un salame dove è stato allevato il maiale, da dove arriva la carne. Questo c'è per la carne di mucca, la carne bovina, perché dopo la scandalo della mucca pazza è stato reso obbligatorio, ma prima non c'era neanche per quello. Allora, la tracciabilità della materia prima ad esempio è una soluzione. Perché non ci sono leggi del genere? Perché l'Europa non le vuole? Perché l'Europa non le vuole? Perché voi dovete pensare che tutto ciò che in campo alimentare ha scritto Made in Italy vale 3 volte tanto, incrementa il proprio valore di 3 volte, per cui se io sono un allevatore olandese, i grandi allevamenti maiali sono Olanda, Danimarca e parlo in Europa e Germania, no? Se io sono un allevatore olandese e vendo maiale olandese come olandese o vendo prosciutto olandese non vale niente, mi conviene di più vendere il maiale agli italiani che lo trasformino in prosciutto italiano, perché vale molto di più. Per cui le grandi lobby degli industriali, oppure la grande industria alimentare, non ha interesse a tutelare la nostra qualità. Noi siamo piccoli e facciamo cose buone, no? Questa fiera lo dimostra, ogni territorio italiano ha il suo salame, il suo prosciutto, il suo formaggio tipico. Sono stato a Gessopalena, vicino a Pescara, a una fiera di formaggi pecorini, a presentare il libro, bellissimo, una fiera di pastori, ma c'erano tipo 50 tipi di pecorino diversi in un territorio grande come la provincia, meno della provincia di Pesaro Urbino. Quindi però dobbiamo stare anche attenti, no? Perché questo susseguirsi comunque di scandali, il Made in Italy come brand lo abbassano, lo affossano, lo sotterrano quasi. Sì. Quindi
ci vuole compensazione. Dobbiamo anche dare l'idea però che noi facciamo i controlli, nessun paese è controllato come l'Italia. Bisogna dire, io ho scritto un libro su ciò che non va in Italia, ma ci sono anche cose che vanno, nessun paese ha i nostri controlli, Poi dopo che ci sia qualcuno che fa i controlli male, perché troverete nel libro che qualche consorzio di tutela invece che tutelare ha fatto gli interessi dei mafiosi, dei contraffattori, ma questo è fisiologico. Però nessun paese è controllato come il nostro, c'è gente che si impegna, ci sono esperti in ogni forza dell'ordine che si occupano soltanto di cibo, ci sono magistrati che sanno tutto delle filiere, però è chiaro che avendo noi un altissimo valore, è chiaro che la criminalità e i truffatori ci si infilano. Perché ai ragazzi questo dovrebbe interessare? Perché voi ragazzi, se non trovate lavoro nell'alimentare o nel turismo, non troverete altro lavoro in questo paese, perché noi non abbiamo materia prima, quindi l'industria non ce l'abbiamo, abbiamo poche cose da fare. L'agroalimentare è sicuramente un comparto che adesso non so se sono tutti ragazzi alberghiero e quindi no, però comunque sicuramente un comparto che nei suoi vari livelli darà lavoro a molti di voi, è uno dei pochi che può darvi prospettive di lavoro, per cui tutelarlo per la gente come me, come sindaco, che siamo ormai abbastanza vecchi, tutelare questo comparto in qualche modo, ognuno a modo suo, è garantire un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti. È che i consumatori hanno qualche accortezza che possono mettere in campo. L'olio non può costare 3 euro ma 10 euro almeno al litro. Qualche altra, appunto, stratagemma per non alimentare questa industria del crimine? Ma io direi, prima di tutto, ad esempio, voi dovete immaginare di non comprare, non voler mangiare le fragole d'inverno, no? Cioè la stagionalità. Iniziative come questa, ma come altre fiere fatte da altre associazioni, come quello che fa Libera, come quello che fa Slow Food, devono servire non tanto a comprare una cosa qua, ma a capire che le cose devono essere consumate quando vengono prodotte, nel luogo in cui vengono prodotte. Più una cosa gira, vi ricordate la storia delle lasagne con la carne di cavallo? Ve la ricordate tutti, no? Allora, due colleghi miei, due giornalisti molto di Le Monde è il più importante settimanale francese, hanno ricostruito il percorso di questa carne di cavallo, macellato in Romania e venduto in Lussemburgo. Allora, dal macello al frigorifero di questo che poi l'ha venduta in tutta Europa, a questo grossista del Lussemburgo, ci sono 300 chilometri. Ecco, voi pensate che dal macello al magazzino, distante 300 chilometri, la carne di cavallo ha percorso 2100 chilometri. Siccome fa muovere la carne di cavallo costa, perché i camion costa muoverli, i camion refrigerati costano, ci deve essere stato un interesse per aver fatto fare un giro così largo, no? Perché se io adesso devo andare lì, vado dritto. Se faccio tutto il giro del capannone, devo avere un mio interesse. O là in fondo c'è uno in minigonna che mi piace, oppure c'è uno che mi offre un bicchiere di vino, se no vado dritto lì, giustamente, no? Allora, perché questi gli hanno fatto fare sto giro? Perché in ogni paese che hanno attraversato nel loro giro, la carne è cambiata, è diventata un po' meno di cavallo, fino ad arrivare di manzo in Italia. Ricorda anche un po' il ciclo dei rifiuti, no? Rifiuti tossici, certo, che girano. Poi siamo partiti dall'ascita, abbiamo parlato di formaggio, adesso parliamo dei rifiuti. I percorsi sono sempre gli stessi. Perché? Perché chi gestisce i percorsi sono gli stessi cervelli. Ma non, voi non immaginate il mafioso come il picciotto con la lupara, Cioè no, il mafioso è mica così, Il mafioso che sta qua o che sta in Emilia Romagna o che sta in Lombardia è laureato. E magari non è neanche nato in terra di mafia, È nato qua. Magari non ha neanche i genitori calabresi, siciliani o campani, perché non è che la mafia è mica una questione etnica, Cioè non esiste che il calabrese mafioso e l'emiliano è pulito, no, esistono calabresi di specchiata onestà ed emiliani marci fino al midollo, anzi, perché le inchieste sulla 'ndrangheta a Milano hanno provato che c'erano sì calabresi, ma che c'erano anche politici lombardi, magari di partiti che dicono via il sud dall'Italia, via il sud dall'Italia perché il sud è mafioso, però poi dopo casualmente prendevano i voti dei mafiosi, casualmente facevano gli affari con i mafiosi, perché non è un problema, mai un problema, non tutti i cinesi, mia moglie è cinese quindi li devo difendere, gran parte della roba contraffatta che arriva in Europa arriva dalla Cina,
Però voi pensate che i cinesi facciano schifo? No, no, guarda, io vi assicuro che fra le grandi mangiate che ho fatto nella mia vita, l'ho fatto a casa di mia suocera che è cinese. Cioè, non bisogna generalizzare mai, mai. Qua i mafiosi sono, come diceva lei giustamente prima, d'altronde è un giornalista, i giornalisti sanno tutto, sono colletti bianchi, cioè sono gente laureata, sono commercialisti, sono diretti. L'altro sabato ero a presentare un magistrato di Lamezia Terme, specialista in 'ndrangheta, e diceva: sapete chi porta la 'ndrangheta qui in Emilia Romagna? Eravamo a Fidenza, provincia di Parma. I direttori delle banche, i direttori delle banche sono loro a segnalare ai riciclatori, agli usurai della 'ndrangheta, della Camorra e di Cosa Nostra, le aziende in difficoltà. E i direttori delle banche non hanno la coppola, la lupara e magari lo scacciapensieri in bocca, no? Non dicono: questa è un'offerta che non si può rifiutare, come Marlon Brando. No, no, i direttori di banche poi vanno a Rotary, vanno a Lions, vanno a giocare a golf. Bene, allora adesso diamo la parola ai ragazzi. Ragazzi, avete qualche domanda da farci? Volete chiederci qualcosa? Qualcuno rompa il ghiaccio su qualcuno coraggioso? Anche non, è vero, io do sempre la precedenza alla gioventù. No, anche ai maggiorenni, è vero, scusate. Allora, c'è nessuno che è incuriosito? Qualcuno coraggioso? Ecco il signore. Se vuole, sì. Se non c'è la ragazza... Mi chiamo Luca Guerrieri e sono un produttore agricolo. Mi piace, sono molto contento che sono tanti ragazzi, vedo pochi agricoltori, peccato. E penso che se per ogni libro che gli ho fatto vendere dovessi avere una provvisione, diventerei ricco, perché tutti i turisti che vengono nella nostra azienda, a tutti consiglio la lettura del suo libro e l'altro libro per me fondamentale, Bugie sul carrello, che evidenzia veramente quanto siamo raggirati come consumatori. Perché proprio tra consumatori e agricoltori si deve ricreare questa alleanza, la chiamo Santa Alleanza, per poter ovviamente sopravvivere, perché ecco una cosa che voglio evidenziare: nel frattempo che succede tutto questo, il mondo agricolo sta scomparendo. Giusto per fare due casi che li ripeto, a noi pesaresi, due aziende fondamentali, l'azienda Busetto che produceva latte crudo ha chiuso con i suoi 12 d'accordo dispenser di latte sui quali potevamo prendere questo prodotto meraviglioso, e l'azienda Pucci che 70 anni di selezione di razza marchigiana d'accordo ha chiuso. Quindi dobbiamo fare in fretta, e punterei molto su quell'aspetto che lei evidenzia nella sua prima parte, dove indica che normalmente su un prodotto che viene acquistato dal consumatore solo il 17%, se non sbaglio, rimane in mano al produttore agricolo. Più allontaniamo nel tempo e nello spazio, d'accordo, questo tra virgolette rapporto tra produttore e consumatore, c'è una bellissima ricerca fatta dall'Istituto Nazionale sull'Alimentazione che dice che noi italiani mangiavamo bene negli anni 70, quando ancora l'agricoltura non si era industrializzata, e c'era questo fortissimo legame tra produttore e consumatore. Più questi vengono allontanati, più intermediari intervengono, e più queste cose veramente... Perché lei ha detto una cosa che condivido: attenzione giovani, perché io si aggiungerei, oltre al turismo e all'alimentazione, anche il settore agricolo vi offrirà tante opportunità in questa crisi, ma sottolineiamo che oltre a questo aspetto dobbiamo essere, scusatemi i termini, incazzati per quello che ci fanno mangiare. Grazie. Sì, assolutamente. Lui ha citato una cosa che infatti la dico sempre perché interessa. Voi pensate, quando si spende un euro al supermercato, di questi 17 centesimi voi li date al coltivatore, 23 centesimi all'industria di trasformazione, cioè a chi fa il prodotto, a chi fa la conserva di pomodoro, no? E il 60% va in servizi, in distribuzione, cioè dai camion che portano alla Coop o alla Conad o al magazzino che smercia questa roba. Allora voi pensate, ma è possibile che una bottiglia di pomodoro potrebbe costare, cioè, 13 centesimi, al massimo 40, perché ci vuole anche la lavorazione, ci sono altri 60 centesimi, e pensate che quelli 60 centesimi sono i primi dove si è infilata la criminalità, no? Perché? Perché sono la fetta più grossa qual è? 60 centesimi, giusto? Allora la criminalità cosa ha fatto? Intanto ci pigliano sti 60 e quindi
facciamo i trasporti, e quindi è di 3 giorni fa la notizia che sono stati sequestrati 700 milioni di euro di beni di Matteo Messina Denaro, cioè l'attuale capo latitante della mafia siciliana, quello che ha preso il posto di Provenzano in Riina, e sapete che cos'erano questi 700 milioni di beni? Supermercati. Questo era proprietario del 10% della Despar Italia, è citato nel libro. Allora, è chiaro che la terra, io prima ho detto nell'agroalimentare, no? Quindi tutta la filiera. Io ho un amico che ha un agriturismo vicino a casa mia e discutiamo sempre, perché quando vado a mangiare da lui, andiamo tutti i mercoledì sera, ci troviamo da lui, il locale è chiuso e siamo in 4 o 5, giochiamo a carte e mangiamo, no? E mangiamo gli avanzi dell'agriturismo, perché è tutta roba fatta lì e stiamo benissimo. E lui mi dice sempre, mi prende sempre in giro, perché dice: tu fai giornalista, non servi a niente e guadagni un sacco di soldi, oltretutto sei, che non è vero, ma sono un sacco di soldi, oltretutto sei alla RAI, quindi servizio pubblico, quindi ti devo pagare io. Dice: ma vedrai che adesso con la crisi tu dovrai venire qua a coltivare come faccio io, perché la terra serve sempre, no? D'altronde i nonni cosa dicevano? Vendi tutto, tutto tranne il pezzettino di terra, perché con un pezzettino di terra comunque mangi. Allora, ancora c'è qualche altra domanda? Ragazzi, niente, non raccogliete il mio appello, qualcuno? Sì, professore, prego. Ecco, io sono insegnante sull'alberghiero di Pesaro, ma vorrei intanto esordire in questo modo, che noi non siamo qui casualmente, no? Cioè, l'Istituto Alberghiero di Pesaro, credo che ci sia anche l'agrario di... Sì, l'agrario è anche l'alberghiero di Senigallia. Cioè, non è casuale, nel senso che per quello che riguarda per esempio Pesaro, la partecipazione a questo incontro è stata fortemente voluta, ma perché Pesaro è vicino al biologico, alla filosofia del biologico, perché questo rappresenta poi, no, uno stile di vita, di alimentazione, ma anche di filosofia proprio, quella del biologico, che accompagniamo da qualche anno, dopo che abbiamo avuto la fortuna di incontrare Gino Girolomoni di Isola del Piano, e poi con il sindaco Paolini abbiamo sviluppato un progetto che è Corto Mangiato, quindi questo festival dei cortometraggi sul cibo biologico, no, dal quale abbiamo avuto lavori ormai da tutto il mondo, quindi da anni, ma abbiamo poi collaborato per il progetto che riguarda la fattoria della legalità, perché a Pesaro è nato il corso di formazione sull'operatore per agriturismo eco-biosostenibile, proprio pensando al bene sequestrato e quindi a quello che poteva lasciare dopo. Alcuni addirittura di questi ragazzi che si sono certificati gli scorsi mesi in questo corso sarebbero anche disponibili ad andarsi a occupare in questo agriturismo quando sarà il momento di... Quindi cosa voglio dire ancora per concludere breve intervento, che noi siamo convinti come formatori, per quello che mi riguarda, altri colleghi che sono qui, altri che non sono potuti venire, ma che per noi è già tanto difficile, no, insegnare ai nostri studenti, per esempio, questa è la nostra mission, non, dal punto di vista tecnico-pratico, per esempio, la trasformazione del cibo, no? Pensando comunque che il cibo debba essere, insomma, sicuramente buono e di qualità, però noi siamo tempestati da quelli che sono, diciamo, i cibi che in qualche modo sono prodotti a livello industriale, quindi portare i ragazzi sulla strada della ricerca del produttore locale che produce solo qualità e però lo produce diciamo in maniera limitata, quindi anche con dei costi diversi rispetto a quella che è la grande produzione. Qui si tratta, concludo, di dover fare probabilmente anche una rivoluzione culturale per quello che riguarda chi gestisce, diciamo, il tutto, e quindi anche non so, l'associazione albergatori, l'associazione ristoratori, per esempio, che non vedo che non ci sono, per esempio, presenti qui oggi, così come Luca Guerrieri ricordava che i produttori presenti sono pochi, credo troppo pochi, no, in un incontro come questo. Quando io ho incontrato e ho letto il libro di Luca Punzi e Maramonti, ho detto: questo è un testo che io devo girare, devo far conoscere ai miei studenti, perché questo è fondamentale per cominciare questo cammino. Io adesso quest'anno con alcuni dei colleghi provo a parlare di cibo della legalità, no? Dietro anche il discorso fatto con Isola del Piano, cioè vogliamo incontrare le persone che ci danno anche questi input verso questo tipo di... per proseguire il discorso che da anni portiamo avanti insieme, poi. Questo è.
Ok, allora abbiamo capito, no? Ci vuole una rinnovata alleanza, come diceva il professore, tra i produttori, magari gli albergatori, i ristoratori, stringere questa filiera e creare nuovi legami. E l'importanza degli agricoltori come anche sentinelle, no? Possiamo dire, del territorio. Io farei concludere, far fare un giro di conclusione ai nostri ospiti, tenere tutti alta la guardia, ognuno nella sua vita quotidiana, nel suo lavoro, l'amministrazione comunale. Prego, sindaco. C'è una cosa che volevo aggiungere. Tutto quello che hai detto e fatto sul mercato alimentare, in un momento di crisi, il mercato alimentare nel 2012 ha avuto una contrazione di un 2,5% in meno e naturalmente, c'è stato poi anche un travaso dalla grande distribuzione, mass market eccetera eccetera, verso i prodotti dell'hard discount del 20%, e questo è molto più preoccupante, perché quel cibo, e io non ho paura di spazzatura, lì ne troviamo in grossissime quantità. Ma la cosa significativa è che in controtendenza il mercato del biologico è aumentato del 9%, e mi dicono per forza perché lavorate all'estero e all'estero non ci sono questi prodotti. Io rispondo no, perché io lavoro per un'azienda tedesca che vende in Italia prodotti biologici e ho un incremento del 22%, per cui voglio dire, nell'arco di queste cose. Poi, per quanto riguarda il discorso della grande distribuzione, c'è una concorrenza sleale nei confronti dei piccoli punti vendita, di punti vendita dei paesi che fanno servizio sociale, perché nel paese di 400-500 abitanti che è in cima a una collina e la vecchia di 80 anni o il vecchio di 80 anni non hanno la macchina per andare allo Auchan o all'Iperco, come fanno? Hanno la bottega che gli dà il mezzetto di mortadella o l'etto di mortadella, però le spese che ha questo negozio sono le stesse fisse che ha l'ipermercato di Pesaro o di Rimini o di Senigallia quanto tira sulla Serranda, con una differenza che io ho avuto attraverso le cooperative che ho seguito al commerciale, non faccio nomi, ma mi tira molto che il 10% di quello che ho versato sia andato a quel gruppo che hai detto tu, che è la Despar, perché tu lo dici, io lo confermo, perché il contributo d'ingresso che ho dovuto versare per entrare nei loro ipermercati è stato 1995 fatturati di 450 milioni. Io ho versato come cooperativa 450 milioni per entrare a vendere da loro. Questi li utilizzano per fare concorrenza sleale. Interrompiamo. No, purtroppo avete visto i ragazzi alzarsi. Noi abbiamo un pullman adesso, però siamo l'agrario di Pesaro, parteciperemo volentieri all'impianto del frutteto Isola del Piano, come abbiamo detto prima, e parteciperemo volentieri alle iniziative che ci saranno sul territorio, perché è la nostra vocazione. Grazie e buona giornata. Comunque io avevo finito, voglio dire, questa è concorrenza sleale nei confronti dei piccoli punti vendita che poi in fin dei conti fanno il servizio sociale, come è stata poi la fiscalizzazione con i registratori di cassa, come è stata la legge infame sulla percentuale di ceneri che tu devi avere in un prodotto perché si è chiamato pasta, fatta nel 67 perché non vendevano i mulini a cilindri, fanno questa legge, chiudono 1500 mulini a cilindri in tutto il centro sud, cioè, per cui c'è una responsabilità della politica, ad esempio sulla grande distribuzione, con gli oneri di urbanizzazione tenuti in piedi tutti i comuni. Vado, chiudo. No, tu volevi dire qualcosa? Allora, no, niente, per chiudere, il messaggio che abbiamo voluto darvi io e Mara è quello di stare sempre attenti, perché anche nei piccoli comportamenti quotidiani, nelle scelte di ogni giorno, si rischiano di favorire poi organizzazioni che sono quelle che ci stanno mangiando il paese. Voi pensate, ieri Napolitano, il Presidente della Repubblica, era a Napoli
e hanno fatto un vertice su questa terra dei fuochi. Ecco, voi pensate che la camorra ha avvelenato la terra dove vive, cioè voi, è come se io, scusate la volgarità, ma è come se uno si caga nel letto, cioè questi qua hanno compromesso la loro terra, la terra dove nasceranno i loro nipoti, costringendo i loro nipoti a crepare di cancro. Ecco, voi pensate, la mafia, poi quando uno parla di mafia, di criminalità, di sofisticazioni, parla di queste robe qua, cioè non parla di gente che fa rispettare delle regole per quanto sbagliate, per quanto antiche, che ha un onore. La mafia è totalmente senza onore. Io ho incontrato diversi mafiosi, ho parlato con loro, sono stato a cena con loro, sia pentiti che non pentiti. Toglietevi dalla testa che la mafia sia qualcosa di etico. La mafia è totalmente priva di onore. La mafia tradisce il figlio, il fratello, il padre, la madre, vende la figlia, il mafioso vende la figlia, capito? Quindi è la cosa più abominevole che ci sia, cioè è totalmente marcia e non esita ad inquinare non solo quello che mangi, ma anche il futuro, perché questi hanno avvelenato l'acqua che bevono i loro figli. Cioè, di più io non credo che uno possa immaginare di fare, per denaro, solamente per denaro. L'unico motore, l'unico valore che ha la criminalità organizzata è il denaro. L'unica cosa che interessa a questa gente è il denaro, non c'è nessun altro valore. Michele, vuoi aggiungere qualcosa? Ma volevo aggiungere questo, perché sia importante da dire qua a dei ragazzi. È venuto fuori, no, nella discussione, e il fatto che parliamo anche di un bene confiscato sul nostro territorio lo ribadisce, però io credo che ancora, e questa è una battaglia che come Libera stiamo facendo con forza su questo territorio come su altri, io credo che ancora non sia chiara la percezione della presenza delle mafie su territori come il nostro, quindi appunto i film, i libri che leggiamo, anche i libri di testo che studiamo a scuola ci fanno percepire questi fenomeni come qualcosa che riguarda altri. Sì, ci può essere ogni tanto la partita di passaggio che viene confiscata sul nostro territorio, ma in realtà tutto succede in quelle 4-5 regioni del sud. Però questo prima ci aveva detto che non si capiva che quei personaggi erano un po' loschi, quindi qualche segnale anche alla comunità, no? C'era stato. Quindi sì, qualche segnale forse. No, non sono solo segnali, ormai sono inchieste. Siccome appunto abbiamo qui i ragazzi dell'alberghiero, qualche giorno fa col sindaco eravamo con un magistrato di Pesaro che ci diceva il prossimo bene confiscato che arriverà sulla piazza, nel senso che stiamo chiedendo l'indagine, poi ci sono i processi, è un albergo di Gabicce. Quindi questo perché in questo momento la criminalità organizzata questi grandi gruppi della criminalità organizzata hanno soprattutto il problema del riciclaggio del denaro sporco, perché il modo di fare soldi, ormai abbiamo visto, arriva, diciamo, riguarda un po' tutto. Poi hanno bisogno, soprattutto sui traffici illeciti, questi soldi di trasformarli, di lavarli. E quindi per lavare i soldi va bene qualunque tipo di attività. E soprattutto è molto favorevole una situazione di crisi economica come questa, dove chiunque di noi fa l'imprenditore in qualunque settore va in banca e non riceve un finanziamento, perché le banche, dopo aver fatto le spavalde per anni, aver regalato soldi perché in quel momento conveniva farlo senza chiedere garanzie eccetera, oggi si sono accorte di aver creato il casino in cui ci troviamo e non danno soldi nemmeno se hai più se presenti le garanzie. Quindi in questa situazione di crisi un imprenditore che non trova finanziamenti per tenere in piedi l'azienda e non mandare a casa quei 4-5 dipendenti che ha, trova sul territorio un prestatore molto favorevole, invece molto ben disponibile a dare prestiti anche se l'azienda è in perdita, perché quello è un meccanismo ottimo per riciclare soldi, per lavare soldi. Questo però prestito di salvataggio in realtà è il primo ingresso su un tessuto economico anche come il nostro, fatto di piccole imprese, che poi diventa usura, poi diventa partecipazione azionaria, per cui noi ci troveremo alla fine di questa crisi su questo territorio ad avere un bel pezzo di economia, soprattutto in alcuni settori, ma la questione è generalizzata, un bel pezzo di economia che è transitata da imprenditori locali con i quali ti potevi confrontare, guardare negli occhi, a imprenditori che invece sono un prestanome o addirittura direttamente esponenti di questo tipo di criminalità.
Questo non lo dico per creare, insomma, panico, ma perché è la realtà in cui ci viviamo. La realtà in cui viviamo, se la conosciamo, forse riusciamo in qualche modo anche a contrastarla. Alzare le antenne, come appunto si diceva adesso, sono fenomeni che si percepiscono. L'esplosione dei comprora, no? Ormai uno per ogni angolo, quello è un settore dove la criminalità organizzata se la spassa alla grande. Negozi che cambiano l'insegna, catene ogni sei mesi, negozi che continuano a fare la stessa cosa. Voi entrate, trovate lo stesso commesso, lo stesso imprenditore, eccetera, però passa per fallimenti, finti fallimenti, cambiamenti, passaggi di sei mesi in sei mesi, quindi trovate lo stesso prodotto, eccetera, la stessa filiera, ma cambia l'insegna fuori. Questo è un altro segnale che manifesta. E, insomma, sono tanti. Questo è il motivo per cui un'associazione come Libera, che su questo territorio fino a tre anni fa nessuno ha sentito l'esigenza di promuoverla, di farla nascere, oggi non solo è presente, ma è anche molto, tra virgolette, ricercata, nel senso che continuamente ci troviamo richieste di andare a fare testimonianze, o in alcuni casi addirittura anche richieste di ascoltare storie. Quindi ecco, su questo credo che soprattutto anche i giovani un grosso aiuto lo possano e lo debbano dare. Credo che questo, anche incontri di questo tipo servono a questo, non a raccontare qualcosa che avviene in giro, ma qualcosa che avviene qua e che ci riguarderà sempre di più, purtroppo, da vicino. Grazie. Grazie Michele, ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi, ringraziamo voi per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata.